Iniziamo? Dottoressa Stefano Basse, che all'interno del programma, con il loro progetto, rappresentano l'assegno importantissimo della filiera che è stato il consumatore. Ci presenterà un caso pratico, un caso operativo, soprattutto proviamo su questo territorio, il coinvolgimento di crescita dei consumatori, io sono un consumo sostenibile, se ne parleremo. Quindi 15 minuti, aspettiamo che sono grazie. Allora, buongiorno. Cercherò di convincervi di quanto il ruolo del consumatore sia importante per dare una nuova impronta all'economia. Allora, la sostenibilità intanto. La sostenibilità è importante capire che la prima definizione fu data nel lontano 1987 e poi da lì dimenticata fino a una decina di anni fa. Quindi soddisfare i nostri bisogni senza compromettere la possibilità per le future generazioni di soddisfare i propri bisogni futuri. Questo cosa significa? Beh, banalmente significa che da un'attenzione al solo capitale economico, cioè alla sostenibilità economica, alla redditività, con delle dimensioni di natura e dimensioni di sociale molto ridotte in tutto il XX secolo, si è passati a un riequilibrio delle tre componenti, cioè valutare la sostenibilità andando a vedere non solo la redditività, quindi quella economica, ma anche a preservare il capitale ambientale e il capitale umano, cioè il sociale, l'etica quindi. Queste tre cose devono quindi stare in equilibrio ed è quindi un nuovo modo di vedere le cose. Questa è una prima spinta che gli avvenimenti da metà degli anni 90 in avanti hanno fortemente spinto in avanti. C'è una forte spinta al cambiamento, questo guardate la data, questo è il manifesto della coscienza planetaria che fu scritto da scienziati, economisti e governanti nel 1996. Che cosa significa? Significa che siamo arrivati ad un punto cruciale dell'economia e lo stiamo vedendo. Le risorse non bastano più, le stiamo bruciando. Per di più non abbiamo un rapporto con la crescita che ci porta ad avere una soddisfazione dal punto di vista della felicità, tant'è che saprete che si discute molto in questo periodo se per esempio il prodotto interno lordo, il cosiddetto PIL, è una misura adeguata per valutare la crescita dell'economia. C'è chi per esempio pensa che bisognerebbe riuscire a dare una misura sulla felicità interna lorda, cioè la capacità di misurare l'intangibile. Ci sono moltissime discussioni. Fatto sta ed è che siamo arrivati ad un punto, e lo stiamo vedendo dal 2008 adesso in maniera particolarmente pesante, ma stiamo assistendo al fallimento del vecchio paradigma dell'economia, dove la crescita spinta è l'unica attenzione a quello che è il ritorno puro economico, indipendentemente e a qualunque condizione, indipendentemente dalle conseguenze e a qualunque condizione, non può più funzionare e ci sta minando sotto tutti i profili, quello ambientale, quello sociale e anche quello economico. Vediamo che l'economia è in stallo. Nel lontano 74, per intenderci, Easterling, un professore di economia americano, facendo un'analisi su come la crescita, sulle conseguenze della crescita economica, incappò in dei dati particolarmente interessanti, tanto da riuscire a metterli graficamente
in questo grafico che vedete, in cui si dimostra che la crescita del reddito, cioè il GDP è il PIL in inglese, non necessariamente poi presuppone un discorso di felicità. Quindi insisto di nuovo sul 1974, cioè stiamo parlando di 87, 96 e 74, quindi di i semi del mettere in dubbio il vecchio paradosso del funzionamento dell'economia già nella seconda metà del secolo scorso e che finora sono stati piuttosto silenti. La crisi ha dato un grosso impulso a questa cosa e in particolar modo l'ha data ai consumatori finali, i quali sono adesso in grado di poter giudicare l'operato delle aziende. Quindi sta cambiando completamente l'atteggiamento dei consumatori. Questo vi sto facendo vedere uno studio fatto dall'Eurisco, che è un'associazione che insieme alla Bocconi si occupa di tutto quello che è marketing e consumo, e è andata ad indagare in quale percentuale i consumatori, sia nei paesi sviluppati che nei paesi in via di sviluppo, nel nostro caso ci interessa i paesi industrializzati, in quale misura e in quali aree i consumatori giudicano responsabili le aziende, i produttori. Quindi, come vedete, l'80% per esempio giudica il produttore responsabile della propria healthy, safe and healthy, cioè della propria salute. Qui stiamo parlando di agricoltura, di salute e di alimentazione. Il 71% invece relativamente a tutto quello che è l'impatto ambientale, quindi la CO2, l'inquinamento e quant'altro. E poi giù a scendere per quello che riguarda per esempio tutto quello che è nell'ambito della responsabilità sociale, cioè di come trattano i dipendenti, se li mettono in condizioni di lavorare adeguatamente, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, qui c'è tutta la rosa, diciamo così, di quello che può essere messo nel blocco dell'ambiente e della responsabilità sociale. L'OIEFE dell'Università Bocconi, elaborando dei dati Nielsen, è anche andato a vedere nell'arco temporale di quest'ultimo lustro come è cambiata la comunicazione, a soldoni la pubblicità, su cosa si focalizza la pubblicità. E come vedete il valore sociale, cioè la barretta turchese blu, come si vede qua, o grigia, che dir si voglia, azzurra questa, è cresciuta vertiginosamente. Ed è cresciuta vertiginosamente proprio dal 2007 in avanti, cioè negli ultimi anni. Quindi l'attenzione al sociale, quindi non solo a mettere i propri dipendenti in condizioni di operare, ma anche essere dei produttori che devono essere in condizioni di sopravvivere adeguatamente con il proprio lavoro, che è un tema che in agricoltura... Quindi la scomparsa della parte legata alla salute? È cresciuto la parte del valore sociale, ma l'apporto salutistico... Dovrebbe essere, perché è stato inglobato nella parte del valore sociale. Me lo auguro, perché altrimenti mi sento un consumatore molto ignorante. Cioè la parte sociale raggruppa sia la salute che la sicurezza, sia i diritti umani in grossi blocchi. Quindi dovrebbe essere, mi aspetto che sia così, i segnali del mercato sono questi. Quindi cosa sta cambiando? Sta cambiando che il consumatore diventa attivo, e diventa attivo grazie anche a una serie di strumenti che ha disponibili. Allora, qui questa figura non vuole essere intanto esaustiva, cioè non ho messo tutto quello che è presente sul mondo, né dei social network, né delle associazioni dei consumatori, eccetera, piuttosto che non ho messo tutto quello che c'è in atto su quello che chiamiamo l'altra economia, o la green economy, o la blue economy, o l'economia ecosolidale. Ma ho voluto qui raffigurare come
una nuova offerta di modo di consumare le cose e la capacità di partecipare andando a reperire informazioni sui prodotti piuttosto che a fare commenti e a diffondere queste informazioni pone il consumatore in un ruolo centrale, in un ruolo attivo, potendo scegliere, potendosi informare e potendo verificare e dare feedback. D'altro canto può anche giudicare e quindi premiare chi si comporta bene o boicottare chi si comporta male e diffondere questa cosa. Quindi il consumatore da passivo è diciamo bombardato da messaggi di un certo tipo, tipici della vecchia economia, comincia ad avere un ruolo molto più attivo e può avere la possibilità di fare mercato. Pensate solo al mercato che è nato solo con Facebook. Okay? Quindi noi, come associazione Destacom, e siamo un'associazione che vuole promuovere il consumo ecosolidale, siamo partiti da queste considerazioni. Siamo andati a vedere quali sono le caratteristiche del consumatore attivo, quindi quali sono i suoi atteggiamenti, che sono quelli generalmente di intanto vedere che il vecchio paradigma dell'economia, ripeto, è in stallo, ma in secondo luogo ha un bisogno di essere assicurato su tutta una serie di fenomeni, tipo sull'affidabilità e la trasparenza relativamente alla provenienza dei prodotti, vuole conoscere i propri produttori, avere un rapporto con loro, capire quali sono le logiche che sono dietro di loro. Vuole che ci sia una responsabilizzazione, che ci si assumi la responsabilità di ciò che si consuma, di ciò che si spreca, di ciò che si utilizza per produrre i beni. Cioè vuole un rapporto interattivo e proattivo. Quindi, quali sono i valori di riferimento del consumatore attivo? Intanto la partecipazione, quindi la relazione con tutta la rete che sta intorno a lui, sia di produttori, sia di enti che possono in qualche modo agevolare il processo di consumo intelligente, critico e solidale. Vuole poter orientare i consumi, cioè fare delle scelte che siano informate e che siano soprattutto rivolte a dei prodotti di una qualità alta. Non a caso chi si butta nel consumo solidale, chi diventa un consumatore attivo, è un consumatore che di solito privilegerà dei prodotti biologici. Perché biologici? Perché danno perlomeno una certa garanzia di qualità di prodotto. Vuole privilegiare i nuovi, dovrebbero. Infatti noi partiamo dal presupposto che sia oltre il biologico. Nuovi modelli di business, cioè quello della rete, quello di cercare di creare delle microeconomie che si autoreggono con una partecipazione tra consumatori e produttori. Ovviamente preservare il capitale maturale e quindi aumentare l'efficienza. Allora, Destacom è nata da pochissimo, siamo ai blocchi di partenza, è un'associazione che promuove la diffusione del consumo sostenibile e della responsabilità condivisa per stimolare la crescita di quello che viene chiamato distretto di economia solidale. Un distretto di economia solidale è una rete di aziende che deve operare secondo determinate regole. Ovviamente i valori entro cui si muove l'associazione Destacom sono valori di rispetto dell'ambiente, di rispetto della qualità del prodotto e dei modi di coltivazione e di promuovere tutte quelle azioni quali la mobilità sostenibile piuttosto che la finanza etica che in qualche modo ruotano in questo nuovo modo di fare economia. I distretti di economia solidale sono presenti sul territorio come gruppi solidali d'acquisto, botteghe di commercio ecosolidale, realtà di finanza etica, sono però attualmente ancora dei gruppi molto, tra virgolette, autonomi tra di loro. L'associazione Destacom vuole fare informazione
e vuole mettere attorno al tavolo tutti gli stakeholder che costituiscono, che possono costituire un distretto di economia solidale, quindi dove ci sono i consumatori, la pubblica amministrazione del territorio, l'università con la quale stiamo creando un legame piuttosto forte per cercare di definire dei protocolli del buon produrre, i produttori, i mondi cooperativi e le associazioni quali per esempio Federconsumatori e la comunità in genere. Allora, l'obiettivo è quello di diffondere la cultura della responsabilità. Quindi noi abbiamo proposto la forma dell'associazione affinché chi vuole poter entrare in una rete di consumo ecosolidale si possa associare ad Estacom, potendo accedere a dei produttori che vengono valutati e garantiti a livello di qualità della merce che producono, a livello di buone prassi di coltura, e stiamo stendendo insieme a loro, sarà pronto entro quest'anno, il protocollo del buon produrre, così come stiamo facendo insieme allo SWEP il protocollo del buon consumo, che sarà pronto anche questo entro la fine dell'anno. Quindi noi adesso siamo appena partiti e abbiamo cominciato a servire i GAS, quindi gruppi solidari d'acquisto che sono sul territorio piacentino. Abbiamo ad oggi, se sbaglio, una quarantina di clienti, non abbiamo ancora fatto nessun evento, diciamo, di ufficiale dell'associazione, perché intendiamo farlo quest'autunno quando avremo i processi di distribuzione delle merci un po' consolidati. E, abbiamo una quindicina di produttori affiliati che aderiscono quindi al protocollo di produzione che prevede determinate regole di rispetto sia della responsabilità sociale che della qualità delle merci, e lo ribadisco, per quanto riguarda il tema della qualità delle merci stiamo stendendo insieme all'Università Cattolica proprio un protocollo dettagliato di come, una specie di vademecum di come produrre, quindi che vada, diciamo, oltre il biologico. Ecco. Direi che ho finito perché non c'è più tempo. Sì, sì. Non so se ci sono. Visto che poi non si deve lasciare, se ci sono domande o osservazioni, devi prendersi questi, di cogliere questa occasione. Molto, molto veloce, esiste anche un'altra associazione, in altre associazioni in altre province? Da cui si può trarre esperienze? No, dal punto di vista distributivo siamo direi i primi in Italia, siamo un primo esempio di come l'organizzazione delle operazioni dal basso cerca di dare diciamo un funzionamento un po' metodico di tutte queste buone prassi di consumo sul territorio, cioè siamo un primo esempio a livello nazionale di come far nascere un centro di servizi a supporto dell'economia sostenibile e ecosolidale, facendo un po' un discorso di gestione ordini, valutazione dei fabbisogni dei clienti, eccetera, eccetera. Prego. A me fa Antonio Marti, e sono membro del GAS di Fidenza. Buongiorno, Antonio Vanni, sono membro del GAS di Fidenza e del Destipan. Mi fa particolarmente dispiacere sentire chiamare clienti GAS. Credo che questo modo di chiamare GAS non è nello spirito del DES, non è nello spirito dell'economia solidale. È un punto di vista, è un'organizzazione la vostra che prende un pensiero, prende una scelta di consumo di un certo tipo e le traduce in un mercato. È esattamente il contrario della strada che si è fatta negli ultimi 20 anni con il consumo e con i gruppi d'acquisto solidale. Posso?
Solo rapidamente perché effettivamente volevo chiarire un aspetto. Il progetto Destacun, che ho seguito personalmente da 3 anni e mezzo, ha portato alla creazione quest'anno di 2 entità distinte, questo per specificare. Un conto è la cooperativa Destacun, che non era oggetto della presentazione, che si occuperà dei servizi di distribuzione e di coordinamento dei vari tavoli. Quello che stava sottolineando sul valore anche innovativo, anche sul contesto nazionale, Stefania, è il ruolo dell'associazione come entità intermedia, ossia non si voleva minimamente chiamare clienti gas, perché un ruolo è quello del gasista, in termini tecnico, DOC, diciamo, che per fortuna nacque a Fidenza del 94, e siamo sempre stati in contatto con il gas di Fidenza quando abbiamo fondato i nostri pochi gas qui a Piacenza. E questo è un livello di coscienza, di attivazione personale per un consumo critico d'avanguardia, e che va a contattare direttamente il produttore, stabilisce un ricco contenuto solidale, fuori dai canoni tradizionali del cliente. È una battaglia anche mia personale, quindi volevo assolutamente chiarire questa cosa, perché altrimenti passano dei contenuti sbagliati. L'idea era di andare incontro a quella seconda fascia di consumatori sensibili, però non adatti per limiti magari della loro vita quotidiana, per le relazioni che non riescono a mettere in campo, per semplicemente poca abitudine nello stile associativo, che comunque vorrebbero pagare, sposare, diciamo, la causa di rispetto ambientale, di riduzione degli imballaggi, premiando le scelte etiche. Per andare quindi incontro a questi consumatori, abbiamo detto, sensibili di seconda fascia, è stata inventata l'associazione, che parte con un chiaro scopo inclusivo per fare formazione attraverso, ok, all'inizio una distribuzione orientata. Dopodiché il centro servizi a cui faceva riferimento Stefania vuole essere anche un esperimento formativo, da cui se il consumatore passivo, spero di non offendere nessuno, in fuga dalla grande distribuzione, passa attraverso l'associazione Destacun e diventa possibilmente, grazie all'assistenza che si fa, un consumatore attivo, gli spieghiamo anche come si può fare un gas, che è un'altra cosa, che ha un movimento o un insieme di esperienze della nazionale con cui siamo regolarmente in contatto. Io personalmente, come presidente del gruppo di acquisti, ci tengo molto a influenzare con i contenuti molto attenti e critici dal punto di vista di gas, però tutta una massa di consumatori che per adesso è stata un po' inibita dalle anche fatiche, dall'impegno e dall'attivismo che invece vede nel gasista tipo, che è effettivamente una figura di avanguardia. E l'idea è proprio di spingere con un senso inclusivo verso questa cosa. Mi spiace se c'è stato un fraintendimento. Sì, si parte dai clienti, perché li chiamiamo clienti perché vogliamo allargarne la base e farli arrivare ad un tipo di consumo. Ma l'obiettivo è proprio quello di rendere il modello di funzionamento dei gas, di allargarlo, perché sennò rimane clusterizzato dentro se stesso. Quindi in questo senso non volevamo offendere senz'altro nessuno, ma l'associazione ha proprio l'obiettivo anche di diffondere la conoscenza di questi nuovi modelli di consumo, quindi di fare formazione. Quindi potremmo dire che partiamo da potenziali clienti normali per trasformarli in gassisti tramite l'associazione. Questo è l'obiettivo, per cui... Bene, grazie. Passerei subito all'altra presentazione, la sorpresa. Mi sarà velocissima la presentazione. Di un'organizzazione
presentazione di, di un gruppo che si chiama Piattaforma Ambiente per i Beni di Largo Consumo, che vuole, come dice il titolo della presentazione, sviluppare etichettature di tipo ambientale. Allora, è stato già detto stamattina, e quindi vado abbastanza rapido, che c'è una crescente sensibilità da parte dei consumatori ai temi ambientali e che ci sono dei claim ambientali che sono stati sviluppati come strumento di marketing da diverse aziende per spingere il consumatore a comprare prodotti che abbiano un minore o un ridotto impatto ambientale. E non esiste una metodologia ufficiale per valutare e comunicare le informazioni di tipo ambientale, esistono delle norme ISO, che sono le 14.020, che danno alcune indicazioni di massima, una delle quali, ed è il motivo per cui siamo stati coinvolti, è che le informazioni ambientali devono essere basate su una metodologia scientifica accettata, per cui devono essere fatte su base scientifica. Questo secondo me è l'aspetto più interessante dell'approccio, ovviamente. Un'altra cosa molto importante che si raccomanda quando si fa un ISO 14.000 è che quindi un claim ambientale, un'etichetta ambientale, che sia valutati tutti gli aspetti rilevanti del ciclo di vita del prodotto. E per far questo si possono utilizzare degli approcci come il life cycle assessment, che è questo qui riportato, che quindi è un processo che parte dalla materia prima, addirittura dalla risorsa naturale, per arrivare al rifiuto attraverso tutti i passaggi della vita del prodotto. E esistono delle metodologie consolidate che permettono di fare questo tipo di valutazione. Secondo me, nei discorsi che sono stati fatti oggi, è un aspetto estremamente importante, perché spesso e volentieri si parla di alcune scelte senza poi andare a verificare con dei numeri se queste scelte sono positive o meno per l'ambiente e per la società. Un'altra cosa molto importante che vorrei chiarire è che quando noi facciamo però un life cycle assessment, noi andiamo a vedere solo uno dei tre pilastri della sostenibilità, andiamo a vedere il pilastro ambientale. In realtà, quando parliamo di sostenibilità, dobbiamo tenere conto anche della società, come è stato detto prima, quindi dell'aspetto sociale e dell'aspetto economico, per cui è chiaro che un'etichetta ambientale che si basa su un life cycle assessment non è un'etichetta sostenibile, quindi non mi dà un'indicazione sulla sostenibilità in senso completo, ma mi dà solamente un'indicazione su uno dei tre aspetti della sostenibilità, che è quello ambientale, che probabilmente è forse da molti considerato il più importante, ma però, come abbiamo visto prima nella discussione, in realtà l'aspetto sociale secondo me dovrebbe essere prevalente. Esistono poi diverse indicazioni, norme di riferimento, come dicevo prima, quindi ce ne sono elencate altre che mi danno la possibilità di fare comunicazione ambientale. L'obiettivo di questa è quella di, come dicevo prima, dare delle idee ai consumatori per renderli più proattivi e quindi per cercare di consumare in modo più consapevole e più sostenibile, però bisogna sempre stare molto attenti, perché c'è anche il famoso rischio di greenwashing con l'etichetta ambientale, che io sottolineo sempre, ovvero sia che con l'etichetta ambientale in realtà si cerchi di invogliare il consumatore a acquistare un prodotto facendogli credere che l'azienda sta preservando l'ambiente, quindi comportandosi in modo corretto. In realtà questo spesso non è vero, per cui bisogna essere sempre molto attenti quando si va a scegliere un prodotto sulla base dell'etichetta ambientale. Esistono diversi tipi di etichette ambientali. Secondo le norme ISO, fondamentalmente il tipo 1 sono quelle che sono certificate, tipo 2 e tipo 3 invece sono fatte dal produttore stesso. Qui ci sono alcuni esempi di questi tipi di etichette, vedete, sono abbastanza famosi, probabilmente li avete visti. Esistono anche sistemi di certificazione che sono riportati sotto, che possono indicare alcune etichette, poi ce ne sono delle altre come queste, e ovviamente alcune di queste sono ovviamente degli esempi abbastanza eclatanti, almeno per il mio punto di vista, di greenwashing. Per esempio quelli che dicono che supportano cause ambientali, no profit o quant'altro, perché ovviamente se io do dei soldi al WWF o all'Legambiente non è detto che poi sia virtuoso sul piano ambientale, per cui diffiderei fortemente da etichette di questo tipo se non siano supportate anche da qualcosa di interessante. Come potete vedere, vanno molto di moda i loghi che ricordano il footprint, quindi l'impronta,
E in questo caso abbiamo a sinistra l'impronta sulla CO2, quindi sulle emissioni sull'energia, in centro quella sull'acqua e a destra quella ambientale. Mi sembra che successivamente ci sia un relatore che parlerà di questo, perché Barilla, facciamo pure i nomi, ha sicuramente sviluppato un discorso molto interessante sull'argomento, lanciando appunto il carbon, il water e l'ecological footprint, che sono i tre discorsi ambientali e le tre impronte molto importanti. Quindi direi che è molto riguardo l'etichetta, io segnalo il problema appunto di abbastanza evidente del greenwashing. Esiste poi un contesto europeo, qui vi faccio vedere alcuni esempi. Io sottolineo sempre l'esempio francese, perché nel 2011 è partito un progetto su base volontaria sponsorizzato dal Ministero per la Sostenibilità francese, l'ADEME, nel quale hanno aderito 180, almeno l'ultima volta che mi sono collegato, erano 180 aziende, non solo dell'agroalimentare ma anche di altri settori, per sviluppare etichette ambientali. Le regole dei francesi sono simili a quelle ISO, quindi non esiste una procedura codificata. Le uniche regole richieste erano che seguissero un protocollo generale definito dal loro ente di certificazione, che si chiama FNOR, e che quindi fossero trasparenti fondamentalmente e riproducibili. Queste erano le due richieste fondamentali, perché in realtà secondo me sulle etichette è fondamentale che ci sia trasparenza e riproducibilità da parte di chi va a controllare. E l'altra cosa che era sottolineata dai francesi, che secondo me è estremamente importante, che fossero multicriterio, ovvero sia che non si basassero su un unico principio, per esempio l'emissione di CO2 o il consumo di acqua, ma tenessero conto, o il consumo di suolo, ma tenessero conto di almeno due di questi esempi. Come potete vedere, qua ce ne sono alcune, una mi sembra che sia di Casino e l'altra è di Picard. Noi abbiamo sviluppato quindi sulla base dell'esperienza francese, anche perché abbiamo avuto dei contatti appunto con la grande distribuzione francese, un'etichetta simile che è questa. Vi faccio vedere già adesso il logo, che è stato sviluppato ovviamente da Sprint, non certo dal nostro istituto, in cui si può vedere un indicatore globale che mi dà l'impatto complessivo del prodotto e poi il multicriterio, quindi l'impatto che si ha su aria, su acqua e su terreno. In particolare questo tipo di etichetta si basa sulla categoria tipo 2, quindi volontaria, però secondo le regole ISO, si basa su termini di impatto espressi sul comparto che noi abbiamo definito aria, sul comparto acqua e sul comparto suolo, ovviamente intendendosi sia qualità sia consumi, e aggregati e mostrati su una scala globale, quindi complessiva. L'altra cosa fondamentale che noi abbiamo sviluppato è che il tutto è stato fatto tramite LCA, quindi noi abbiamo sviluppato la nostra etichetta utilizzando un approccio Life Cycle Assessment. Come probabilmente qualcuno di voi sa, il Life Cycle Assessment è uno strumento molto potente, l'ho fatto vedere prima, che può partire dalla materia prima per arrivare al rifiuto, ma ovviamente come tutti gli strumenti, come tutti i modelli, può essere anche facilmente orientato, per cui io posso scegliere di mettere delle boundary condition, quindi dei limiti alla mia applicazione come preferisco. Allora per scelta nostra, siccome non avevamo informazioni su quello che avveniva dopo che il prodotto era stato commercializzato, noi abbiamo fermato e quindi non sapevamo quello che faceva il consumatore. Barilla risulta che faccia sempre vedere che per un chilo di pasta l'appoggio maggiore di, per esempio, di emissioni sia dovuto al riscaldamento dell'acqua, e quindi mi sembra assolutamente interessante come segnalazione, però non avendo tutto questo tipo di informazioni abbiamo deciso di fermare il nostro limite di valutazione esclusivamente alla produzione del prodotto, quindi quando il prodotto esce imballato dalla casa di produzione. Ovviamente teniamo conto, perché questi dati sono a disposizione, anche della gestione dell'imballo, perché siccome è abbastanza obbligata, la gestione dell'imballo è tenuta in considerazione, però è l'unica cosa che si considera. Ovviamente, essendo un'etichetta su un prodotto alimentare, consideriamo, anche se stamattina è stato fatto vedere che il 30% dei rifiuti italiani sono dati da cibo dato via, consideriamo comunque, almeno in un caso ottimale, che tutto il cibo sia consumato e che quindi non ci sia rifiuto, e quindi questo l'abbiamo escluso. Questo per tre macro categorie. Ora, per far vedere molto rapidamente quali sono le categorie di impatto, sono queste.
scusate, sono 18, abbiamo utilizzato un approccio, come dicevo prima, di LCA utilizzando il metodo Resign per midpoint, che quindi è quello che prevede una strategia sui 50 anni, quindi va a vedere quello che succederà fra 50 anni e va a valutare quindi gli impatti che ha il prodotto che noi stiamo analizzando sui prossimi 50 anni. Come potete vedere, li abbiamo raggruppati in tre macro aree, come dicevo prima, aria fondamentalmente riguardo alla qualità dell'aria, considerando quindi le emissioni di CO2 che sono il change del clima, la produzione di ozono e poi altri prodotti come possono essere per esempio il PM10 o quant'altro, poi l'acqua fondamentalmente per la qualità ma anche per i consumi di acqua, quindi quanta acqua viene consumata. Anche in questo caso stamattina la dottoressa Battella ha fatto vedere un'interessantissima slide con le quantità di acqua consumate, però in realtà quella presumo sia stata presa dal water footprint, che è leggermente diverso perché è caratterizzato da tre tipi di acqua, quindi acqua blu, acqua grigia, acqua verde. In questo caso noi consideriamo solo l'acqua blu, perché quindi l'acqua realmente consumata, perché come acqua grigia abbiamo già gli altri parametri, e l'acqua verde, almeno io personalmente ritengo che non debba essere contabilizzata, per cui non l'abbiamo messa dentro. Infine il suolo, abbiamo messo diversi indicatori, e in particolare diversi indicatori di occupazione del suolo, che secondo noi sono molto importanti, quindi il consumo di suolo, e ovviamente anche informazioni che riguardano la qualità del suolo, e due abbiamo aggiunto in questa categoria anche i consumi di metalli, di combustibili fossili, che comunque col suolo hanno una certa pertinenza. Le tre macro aree poi sono state aggregate per dare un indice di impatto ambientale complessivo. Come è stata fatta l'operazione? Utilizzando una logica fuzzy, ovvero sia quella logica matematica che permette di aggregare i dati, soprattutto di questo tipo in cui la misura non è certa, sfruttando un fatto che è molto semplice. Noi consideriamo che sia zero quello che è al di sotto di un certo valore, qui noi siamo sicuri, e consideriamo uno, quindi appartenente alla popolazione positiva, quindi o negativo o positivo, quello che supera un altro valore di cui siamo abbastanza sicuri. L'area grigia viene interpolata in diversi modi, noi abbiamo utilizzato la classica interpolazione lineare. Per considerare positivo o meno un alimento, in questo caso la nostra etichetta, abbiamo considerato il risultato accettabile quando l'impatto era minore dell'impatto medio del cittadino europeo per un minuto per quel particolare indicatore. Viceversa, abbiamo considerato non accettabile quando era maggiore all'impatto medio che aveva il cittadino europeo sul giorno, calcolato sul giorno. Quindi le emissioni complessive medie per quel determinato indicatore al giorno. Questo è stato l'approccio che abbiamo seguito, ovviamente utilizzando sempre i dati che erano contenuti nel modello Recipe e ovviamente utilizzando il database EcoInvent, che è quello presente nel software Sima Pro. Quindi in pratica i risultati possono essere visualizzati come una percentuale, in questo caso per dare dei numeri più accettabili e che non fossero dei decimali, abbiamo usato il decimillesimo sull'impatto medio di un cittadino europeo. Inoltre, siccome riteniamo che quando uno va a mangiare debba considerare la razione complessiva giornaliera e non un singolo pasto, l'abbiamo calcolato quindi sulle diverse porzioni giornaliere di alimento. Ovvero sia, ci sembra assurdo confrontare un litro d'olio con un chilo di pasta quando in realtà io magari mangio 100 grammi di pasta e 30 grammi di olio. Quindi il confronto è stato fatto con l'impatto di 30 grammi di olio e 100 grammi di pasta, perché era più corretto, altrimenti è ovvio che c'erano alcuni alimenti che venivano particolarmente premiati, altri di meno. E questo è un altro aspetto molto importante quando andate a vedere l'etichetta, di stare attenti, di verificare se è riferito su quello che voi mangiate o sul peso complessivo della scatola di piselli o di quant'altro. Fatto questo, abbiamo appunto sviluppato questa etichetta. Questo è un esempio di etichetta che è stato fatto, abbiamo fatto diversi lavori sull'argomento. E per chiudere, anche perché il professor Capri mi aveva chiesto un esempio applicativo, abbiamo fatto un esempio che secondo me è abbastanza interessante di quattro diete in cui abbiamo variato esclusivamente la fonte proteica. Allora, ovviamente abbiamo una prima dieta in cui la fonte proteica è data fondamentalmente da carne, nel secondo caso da pesce, nel terzo caso da legumi, e potete vedere come chiaramente l'impatto. La cosa interessante è che pesce e legumi mi danno più o meno lo stesso tipo di impatto, mentre ovviamente la dieta fatta con carne, ahimè per gli zootecnici presenti,
è notevolmente superiore, però non ci possiamo fare nulla. Però come si diceva prima, poi conta anche altri aspetti della qualità, comunque l'impatto è questo, è chiaramente nettamente superiore, un ordine di grandezza superiore, anche due forse. E infine abbiamo fatto un confronto con una dieta vegana, in questo caso ovviamente l'abbiamo modificata leggermente perché abbiamo eliminato anche il formaggio e il latte, perché i vegani non lo mangiano. La cosa sconvolgente, a parte il fatto che probabilmente chi segue una dieta del genere può avere qualche squilibrio nutrizionale, è il fatto che l'impatto della dieta vegana è superiore a quella di una dieta a base di legumi o a base di pesce. Questo ci passa una considerazione abbastanza interessante. Il motivo è semplicissimo, perché loro prendono 700 grammi di legumi anziché i 200 della dieta di legumi e del pesce. Quindi passare da 200 a 700 grammi di legumi ha un impatto maggiore che quello che mi ha dato dai 375 grammi di latte e dei 20 grammi di formaggio. Questo è quindi, per concludere, un esempio abbastanza semplice di come noi possiamo utilizzare l'etichetta per fare anche una valutazione complessiva di quello che è il carico ambientale della nostra dieta, che sarebbe quello che dovrebbe essere. Ovviamente, perché ci sia un impatto negativo, quindi non accettabile, dovremmo arrivare a 10.000. Quindi ovviamente comunque tutte queste diete, se rispettate, sono sicuramente diete tutto sommato accettabili, perché il valore negativo, ripeto, era 10.000. Quindi il peggiore è 226. Ovviamente mi sono incaricato di dire che abbiamo seguito per sviluppare queste diete la indicazione dell'IRAN, e quindi è una dieta prevista, ahimè, sulle chilocalorie, perché l'IRAN consiglia le calorie, quella intermedia mi sembra di ricordare 2100 chilocalorie. Questo è molto importante. Quindi in realtà il messaggio che viene da questa applicazione, che potrebbe essere utile al consumatore, è che se uno mangia in modo corretto, quindi con le razioni consigliate, sicuramente impatta poco, a prescindere da quello che va a mangiare, dalla dieta che segue. Grazie. Bene, bene, grazie Marco. Impatta poco, però sa almeno quanto impatta. Sì. No? E poi forse un domani con degli applicativi tipo da smartphone fai acquisti e reddito carrello, conosci il tuo impatto. Grazie mille, era veramente una presentazione interessante, fa riflettere tantissimo. Una piccola domanda, questa etichetta prevede la tracciabilità? Voglio dire, un'azienda agricola, un'azienda di trasformazione probabilmente compra il grano in quattro posti diversi, piuttosto che il cioccolato in quattro posti diversi. Probabilmente a livello di produttore, che è un argomento che a noi interessa, ci saranno dei fattori diversi. Per cui è legata alla tracciabilità dei prodotti o no? Questa... Rispondo, sì, è legata alla tracciabilità dei prodotti. Ovviamente l'esempio finale non completamente, perché non avevamo ancora sviluppato tutte le informazioni, però per le etichette che abbiamo sviluppato è legata rigidamente alla tracciabilità, ovvero sia è chiaro che l'impatto è diverso a seconda da dove arriva il prodotto, perché bisogna tener conto anche delle emissioni che sono causate dal fatto che io trasporto una materia prima. Supponiamo che abbiamo lavorato molto sui prodotti surgelati, quindi melanzane surgelate prodotte nel sud Italia vengono trasportate nello stabilimento in centro Italia, quindi questo comportava dei costi perché non era chilometro zero, e ovviamente questo è stato contabilizzato. Non abbiamo contabilizzato invece quello che avviene dopo la produzione, perché per il discorso di prima si doveva usare troppi valori medi, perché noi dovevamo sapere qual era il trasporto dalla produzione ai diversi centri commerciali e poi quanto il cittadino faceva per andare al centro commerciale. Queste cose non abbiamo contabilizzato. È chiarissimo. E la seconda domanda è sul fatto di chi fa i controlli su un'etichetta di questo tipo. Visto che sono un'etichetta volontaria, io credo che poi il consumatore debba avere fiducia, no, in questa etichetta, non senso quando poi danno una garanzia. Questa garanzia deve essere fatta in modo che tu come azienda garantisci tutto questo, però forse è importante avere poi degli organi anche da governativi o comunque esterni che ti aiutino in questa certificazione. Direi che secondo me da seguire sarebbe l'esempio francese, che ha seguito quindi un ente, cioè il ministero, con un ente di certificazione che è appoggiato al ministero. In ogni caso, ripeto, questa etichetta è facilmente controllabile da chiunque che abbia un minimo di conoscenza, perché è trasparente, quindi noi diamo tutte le informazioni che permettono a chiunque che è in grado di utilizzare
il software di risalire al calcolo che noi abbiamo fatto. L'unica cosa che probabilmente non è completamente trasparente è l'approccio fuzzy, perché si basa su dei pesi che sono stati attribuiti, noi ovviamente li dichiariamo, però è ovvio che su questi si può avere abbastanza discussione ancora a livello scientifico. Questo è molto interessante. No, soltanto per chiedere se quella, che tipo di carne è: pollo, manzo, aquila. Sì, la catena alimentare, e se quel pesce è un pesce naturale o un pesce alimentato in un allevamento. Allora, la carne era carne di manzo, comunque dai dati che abbiamo noi non c'è una grande differenza a livello di carne, comunque in questo esempio è carne di manzo, e il pesce è, non glielo so dire se era pesce d'allevamento o era pesce naturale. Se fosse d'allevamento sarebbe identico a quello della carne. Probabilmente sì. Forse è solo mia ignoranza, acque azzurre, grigie e verdi, non so bene. Allora, quando si parla di water footprint, ma forse anticipo qualche presentazione successiva, ci sono tre tipi di acqua: l'acqua verde, che è l'evapotraspirata, quindi l'acqua che viene persa naturalmente, che è quella che io contesto, perché dico comunque l'evapotraspirazione c'è sempre in ogni caso, anzi molte volte per chi è esperto c'è un fattore KC che potrebbe essere inferiore a 1, quindi in realtà evapotraspira di meno di quella che sarebbe evaporata da un campo incolto. Poi c'è l'acqua blu, che è quella realmente utilizzata per produrre la derrata, e poi c'è l'acqua grigia, che è un'acqua teorica, virtuale, che è l'acqua che serve per ripristinare le caratteristiche del corpo idrico sulla base degli inquinanti e quindi sulla base degli endpoint, quindi della tossicità delle diverse sostanze. Facciamo un esempio: se lei manda 100 mg per litro d'acqua di nitrati, deve aggiungere un litro d'acqua per ripristinarsi a 50, che è il limite di legge. Benissimo, ancora grazie. Grazie. Passiamo alla prossima presentazione, con il professor Prester, se per favore ti presenti brevemente prima della presentazione. Se riesci a mantenere i tempi anche meno 15 minuti, così diamo spazio a qualche domanda. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Marco Silvestri, lavoro in Varese, mi occupo di ricerca agronomica in Varese. Ringrazio poi il professor Capri per l'invito e per permettersi di presentare una parte di attività che facciamo in terra di sostenibilità. La sostenibilità per Varela è un tema molto importante, molto caldo ultimamente. Qui quasi tutta l'azienda si sta concentrando e lavorando attivamente. E ovviamente ci sono diversi ambiti, la parte agricola è una di queste. E quindi quello che vi presento oggi è un excursus abbastanza rapido, e cerco di essere veloce, su tutto il lavoro che abbiamo fatto per migliorare, o comunque per valutare e migliorare l'impatto ambientale della coltivazione del lavoro, e quindi poter avere degli strumenti anche pratici, applicativi, gli strumenti anche di trasferimento tecnologico, comunque di conoscenza al mondo agricolo. Partiamo da quello che è il contesto. In realtà il professor Trisana ha già introdotto che cos'è un life cycle assessment, ed è uno strumento estremamente potente che in Varela abbiamo cominciato a utilizzare già dal 2000 per valutare, per fare una fotografia di quello che è l'impatto ambientale dei vari progetti. Come diceva il professor Trevisan, ci sono diversi indicatori che vengono utilizzati, e in Varela si è deciso di non limitarsi all'indicatore quello classico, cioè del carbon footprint, che non è altro che l'indicazione dei una valutazione dei gas serra emessi espressi come tonnellate equivalenti di CO2. Ma si sono aggiunti a questo, che è il più classico, più conosciuto, anche il water footprint, che si basa appunto sulle tre tipologie di acqua, quindi l'acqua grigia, l'acqua verde, l'acqua blu e l'acqua grigia, e l'ecological footprint, che invece è il quantitativo, la superficie di terreno o di area marina necessaria per ripristinare le risorse che sono state utilizzate. Quindi
dal 2000 in poi sono stati fatti diversi lavori, sono stati valutati diversi prodotti. Nel 2009 è stato pubblicato il primo Environmental Product Declaration sulla pasta. Questo documento lo trovate integralmente, questa è diciamo, una sintesi dei risultati, e il documento lo potete trovare integralmente, che può essere scaricato anche dal sito del BCFN, cioè il Marine Center for Food and Nutrition. Basta andare sul sito, ci sono tutta, oltre a questo ci sono tutta una serie di documenti come i rapporti di sostenibilità e i vari paper che sono stati prodotti successivamente. Allora, come anticipato, vado veloce perché in effetti è stato già anticipato, facendo una valutazione di tutto il ciclo di vita della pasta, a partire dalla produzione primaria, quindi dalla parte agricola, fino anche a quella fase che in realtà non è sotto il nostro diretto dominio, cioè l'utilizzo, ma di cui abbiamo indicazioni, perché sappiamo come viene cotta la pasta e quindi possiamo misurare gli impatti ambientali, vediamo che per tutti e tre gli indicatori i principali impatti sono sulla parte agricola e sulla parte di cottura. Quindi se sintetizziamo i tre indicatori in un'unica ciata, un'unica torta, vediamo che la maggior parte dell'impatto ambientale è legato alla cottura e alla coltivazione. Ci sono ovviamente tutta una serie di altre, anche le altre fasi hanno degli impatti, ma questi sono i due momenti principali. Anche se bisogna dire che la pasta comunque tra i vari prodotti alimentari è uno dei prodotti con impatto forse più basso, cioè se lo raffrontiamo alla carne, le uova, comunque prodotti animali di sicuro, ma anche altri prodotti come pasticceria, prodotti di pasticceria, cose di questo genere, che risultano decisamente più elevati di impatto alimentare. E in ognuna di queste fasi, questa rappresentazione è molto chiara e ci permette di di andare a individuare dove andare a attivare dei processi. In ognuna di queste fasi sono stati attivati dei progetti per ridurre o comunque contenere, rendere più efficiente e quindi ridurre l'impatto ambientale. In particolare a livello di coltivazione abbiamo visto che l'impatto principale a livello ambientale è legato all'uso dei fertilizzanti e alle lavorazioni del suolo, che forse è anche banale, ma almeno è misurabile. E questi sono comunque influenzati da un altro elemento, che è il sistema culturale nel suo complesso, cioè l'insieme delle rotazioni che vengono fatte per arrivare alla cultura. E questo è un elemento che viene tendenzialmente trascurato. Abbiamo detto che la sostenibilità è non è semplicemente ambientale, ma è un sistema più complesso. Anche il miglioramento della sostenibilità non può prendere in considerazione soltanto gli aspetti ambientali e non può essere considerato semplicemente in un'ottica annuale, ma deve essere considerato in un'ottica pluriennale. Quindi un sistema culturale strutturato in un certo modo permette di ottenere dei miglioramenti. Per questo motivo abbiamo deciso di sviluppare il progetto sulla sostenibilità della coltivazione del grano duro, e andando a vedere appunto non la cultura nella sua annualità, ma all'interno di un sistema culturale, cioè di una rotazione quadriennale che ha degli impatti non più solo di tipo ambientale, ma anche economici, agronomici e anche sociali. Quindi gli obiettivi principali del progetto erano tre fondamentalmente: quello di identificare, cioè di valutare quali sono i sistemi culturali alternativi utilizzati che possono migliorare la sostenibilità in senso complessivo, quindi i suoi tre aspetti economici, sociali e ambientali, analizzare, vedere quanto questi possono portare effettivamente sul campo, quanto questi possono essere sviluppati e messi in pista, e infine sperimentare direttamente con una serie di linee guida se è possibile ottenere dei numeri. Allora, abbiamo detto che parliamo di sostenibilità in senso lato, quindi agli indicatori ambientali sono stati aggiunti altri indicatori agronomici, quindi in particolare l'efficienza nell'utilizzo dell'azoto nelle colture, indicatori economici come il reddito netto e anche indicatori di sicurezza alimentare. Per il grano duro in particolare, uno dei principali, per quanto non sia una delle più dannose, diciamo, l'ecotossina è il DON, il desossino valenolo, che è appunto una delle ecotossine meno tossiche in assoluto, ma sicuramente la più frequente sul grano, quindi l'abbiamo utilizzata come indicatore di sicurezza alimentare.
e per identificare i principali sistemi culturali, i sistemi di rotazione utilizzati in Italia e valutare i loro impatti, abbiamo individuato tutta una serie di rotazioni effettivamente effettuate nelle diverse, nelle tre principali macro aree italiane, quindi nord, centro e sud, e li abbiamo valutati all'interno di un life cycle assessment per vedere, basandosi su dati statistici delle diverse aree, dobbiamo confrontare questo confronto per valutare quali di questi hanno il minore impatto ambientale, quindi abbiamo un'idea, fare una fotografia della situazione. E la cosa interessante, anche se probabilmente scontata, è che i sistemi culturali basati solo su cereali, quindi monocultura o comunque tre anni di cereali, tre anni di grano e mais o sorgo, per esempio, comunque una rotazione basata solo su cereali, per tutti i parametri, poi vediamo il carbon footprint, l'efficienza nell'utilizzo dell'azoto, ma sotto ci sarà il reddito netto e anche la food safety, sono quelli che hanno gli impatti maggiori, sono quelli più a rischio. Stamattina si parla, la dottoressa Battello parlava di agricoltura intensiva sostenibile. Ecco, l'agricoltura intensiva negli ultimi anni è andata verso una specializzazione, verso la monocultura, e questo probabilmente ha portato a ridurre le rese, a ridurre l'efficienza della coltivazione e quindi aumentarne gli impatti ambientali. L'agricoltura sostenibile integrata, a nostro avviso, non è legata a una forzatura della singola cultura, ma è più un sistema integrato che utilizza gli strumenti nel miglior modo per ottenere il massimo delle rese e dell'efficienza. Quindi il passo successivo, vi dicevo, è stato quello di andare a verificare sul campo se effettivamente i sistemi culturali che abbiamo identificato sono sostenibili e se c'è spazio di miglioramento. Per fare questo sono stati raccolti dati reali, quindi non più dati statistici, ma dati reali da aziende sulle tre aree, tre macro aree e posti a confronto con i risultati simulati attraverso un modello di sistema di supporto alle decisioni per l'agricoltura, quindi un'ottimizzazione degli strumenti disponibili attualmente della possibile coltivazione di quel tipo di sistema culturale in quell'area. E vediamo che ci sono, qui ho riportato i cinque indicatori aggregati facendo un indice sintetico, quindi giusto per dare un flash, per far vedere un attimo rapidamente le differenze. E vediamo che in generale in tutte le situazioni il modello simulato, quindi il potenziale di un'agricoltura più ottimizzata, permette di ottenere dei risultati migliori, permette di avere una maggiore efficienza, un minore impatto in termini di CO2, di utilizzo dell'acqua, di rese e anche di reddito netto. In particolare questo si vede molto bene verso le diverse macro aree. Al nord la coltivazione è già estremamente specializzata e ottimizzata, al sud c'è molto più area di miglioramento. È anche vero che al sud le rese medie sono molto più basse e quindi gli impatti ambientali sono maggiori, proprio per un effetto legato alla resa. Quindi, se andiamo a fare una sintesi dei risultati, per quello che riguarda il carbon footprint, quindi l'anidride carbonica, il modello, un'ottimizzazione della cultura ci permette di ridurre anche dell'ordine del 20-30% le emissioni. Per quello che riguarda l'aspetto acqua, molto meno, anche perché il grano è una cultura appunto già non ha delle, cioè il grano duro non ha delle richieste particolari di acqua, in Italia non è irrigato e di conseguenza molto difficilmente si riesce a fare, a lavorare su questo. Per quello che riguarda anche l'aspetto più ecologico, anche qui ci sono differenze che vanno dell'ordine del 10-15%, quindi abbiamo spazio di miglioramento. A livello economico, i risultati
insomma, in Nord Italia non c'è tanto spazio di miglioramento, questo va un po' nell'ordine, in direzione di quello che si diceva stamattina, cioè Pianura Padana, Emilia Romagna, piuttosto che la Lombardia, gli agricoltori sono estremamente specializzati, sono estremamente imprenditori e quindi utilizzano al meglio tutti gli strumenti che hanno. Nelle altre aree è più di questo, è più difficile, per problemi climatici ma anche per problemi culturali. E quindi sia al centro che al sud lo spazio di miglioramento anche in termini di reddito sono decisamente elevati. Per quello che riguarda la food safety ci sono sia il modello che la valutazione, i dati reali sono abbastanza simili, anche qui probabilmente legato al fatto che le aree più a rischio per eventuali presenze di donne sono quelle del centro del nord Italia, dove gli agricoltori sanno agire in modo che lavorano in modo oculato e soprattutto conoscono molto bene il problema. Mentre per quello che riguarda l'utilizzo, l'efficienza dell'utilizzo dell'azoto, c'è molto spazio di miglioramento. In Italia in generale l'efficienza non è particolarmente elevata e qui questo è legato alle modalità di distribuzione, soprattutto alle modalità di distribuzione dei fertilizzanti azotati, che spesso vengono dati in presemina, quindi con un'efficienza estremamente bassa per quello che riguarda l'utilizzo da parte delle piante e spesso non vengono dati non vengono dati nelle quantità e nei momenti ottimali per la pianta e qui l'utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni possono andare incontro agli agricoltori per ottimizzare i quantitativi e i momenti di somministrazione. Quindi, cerco di concludere rapidamente, la monocultura, abbiamo visto, è il sistema culturale meno sostenibile e quindi è fondamentale andare verso, ritornare forse, perché in realtà stiamo parlando di quelle buone pratiche agricole che ci insegnavano all'università, ritornare verso una concezione pluriennale, una valutazione anche della produzione in termini di rotazione, non più di anno per anno, e che è l'unico modo per riuscire a migliorare tutti gli aspetti della sostenibilità. Anche se questo poi pone dei grossi problemi a livello poi di mercato, perché avere una coltivazione, un sistema culturale pluriennale significa avere 3-4 culture diverse che succedono e quindi c'è un essere di mercato per quelle culture. E qui si apre un problema decisamente importante, che però è il problema della sostenibilità. La sostenibilità è una cosa che non si può fare da soli, ma è appunto un sistema complesso, composto da molti attori che lavorano insieme in un arco temporale. Il confronto tra gli scenari reali e diciamo simulati mostrano che c'è spazio di miglioramento e un sistema, quindi un sistema di miglioramento dell'efficienza della gestione culturale è uno strumento essenziale per migliorare, per ridurre gli impatti ambientali, per migliorare la sostenibilità. Quindi l'ultimo punto è quello che stiamo facendo adesso. Cosa stiamo facendo? Quest'autunno, l'autunno scorso, abbiamo prodotto e pubblicato un decalogo della coltivazione sostenibile basandoci su tutta una serie di informazioni legate a prove agronomiche fatte negli anni precedenti sul grano duro, orientate proprio a un miglioramento della sostenibilità. Quindi definire 10 regole, come dicevo, poi alla fine spesso non sono altro che le buone pratiche di coltivazione che venivano raccontate e ci venivano insegnate all'università. E questo decalogo è stato proposto a una serie di aziende in Italia chiedendo loro di fare una coltivazione parallela, cioè un confronto nello stesso campo, una parte coltivata secondo quelle che le loro modalità classiche di coltivazione e l'altra parte invece seguendo le discipline, seguendo il decalogo. I primi sentori che mi hanno dato sono molto positivi, cioè gli agricoltori sono molto contenti dell'utilizzo del decalogo, cioè vedono effettivamente un miglioramento, poi è ovvio che il risultato finale lo vedremo a giugno quando si va a raccogliere. Prima è sempre tutto un'impressione, non ha niente di scientifico, però sicuramente c'è un andamento, c'è un impatto positivo nell'utilizzo oculato delle pratiche agronomiche.
e quindi lavorare appunto in un sistema integrato seguendo delle modalità avanzate di coltivazione è l'unico modo forse per ottenere quello che si diceva stamattina, cioè un'agricoltura intensiva ma sostenibile. Bene, grazie. Molto bello anche quello che hai espresso come uso di questi indicatori che sono fondamentali per il raggiungimento della trasparenza e il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, possono essere utilizzati oggi per rivedere le pratiche agricole e per proprio ripensare quelle che sono le nostre modalità di gestione agronomica, cioè, questo è importantissimo, quindi indicatori corretti che poi possono avere queste funzioni. Io purtroppo dobbiamo correre, una domanda, immagino che... Solo un piccolo chiarimento, può essere che mi sono distratto e non ho capito bene. No, perché gli indici che sono stati richiamati hanno preso in considerazione le monocolture o già le precessioni che poi ha mostrato? Il sistema... aggiungo una piccola cosa. Oltre che i fertilizzanti, è stato tenuto in considerazione anche l'utilizzo di ammendanti? Allora, è stato preso in considerazione gli ammendanti del grano, la coltivazione del grano duro non si usano tantissimo, però sì, è stata presa la coltivazione classica e nel caso teorico sono state prese appunto le pratiche di coltivazione classica normale, con dati statistici. Quindi sono dati nazionali, sono teorici. Nel caso invece della successivo, quindi della valutazione sulle aziende, è stato presa il quaderno di campagna. Quindi tutto ciò che esattamente hanno fatto. Quindi, non so chi li ha usati e chi non li ha usati, ma nel caso fossero stati usati sono stati presi in considerazione anche quelli. Perché quello è stato fatto sulla base, è stato mandato a ogni azienda un questionario in cui si richiedevano tutte le pratiche agronomiche, quindi fondamentalmente qual era la campagna, per tutti e quattro gli anni della rotazione. Poi ovviamente sono state rifatte, cioè sono fatte le rotazioni per l'agricoltura, però si è preso in considerazione il sistema culturale nel suo complesso, che ha un effetto estremamente importante, nel senso che laddove si aveva una coltivazione a medica, per esempio, la quantità di azoto che poi è stata data dopo la rottura del prato di medica è molto più bassa rispetto a ciò che è stato, a quello che è stato utilizzato dopo due anni di grano. Quindi l'impatto della rotazione ha un effetto estremamente rilevante anche sul reddito proprio per questi motivi. Bene, grazie. Adesso invito la dottoressa Patrizia Tox, ci muoviamo, non so se l'ho pronunciato bene, ci muoviamo quindi che la grande industria di trasformazione è la realtà agricola, aziendale. Patrizia è la responsabile di un'azienda molto importante di vitivinicola italiana, responsabile soprattutto del settore enologico. Abbiamo un'organizzazione impeccabile, ti dà da bere, che fa? Ti carica il bellissimo. Siamo molto sostenibili. Infatti, già noi e non ci siamo coperti. Però facciamo coperto questo. Alcuni. Però il mio migliore comunque. Buongiorno a tutti, mi chiamo Patrizia Tox, lavoro come enologo presso l'azienda Planeta in Sicilia. Invece, allora, come accennato, il motivo per cui il professore Cardi aveva rischiato di chiedere di parlare di sostenibilità è che mi occupo dell'assieme dei nostri progetti che riguardano la sostenibilità. Permettetemi di partire con una sola definizione, poi cerco di lasciare più personalizzato. Ci piace ogni tanto rileggere questa definizione dell'agricoltura sostenibile, che sarebbe incrementare nel lungo periodo la qualità dell'ambiente e delle risorse da cui l'agricoltura dipende, garantire la necessità dell'uomo, essere economicamente fattibile, migliorare lo standard di vita dell'agricoltura e della società in genere. Di qua poi possiamo entrare
entrare nei dettagli della viticoltura sostenibile, non mi metto a leggere tutta la definizione, comunque quello che entra come fattore molto importante, che prima era detto forse un po' più raramente, uno, la perennità economica, e due invece la qualità dei prodotti, perché ogni tanto poi magari perdeva questo scopo, però giustamente per mantenere le nostre sisteme nello stesso movimento in cui siamo riusciti a farlo partire, sono fattori molto importanti. Ovviamente anche qui per trovare uno stato di zen cerchiamo di essere nel mezzo di tre cerchi importanti, di essere sensibili per l'ecosistema, di rispondere alle necessità della società, nel senso dell'equità sociale, di essere nella nostra organizzazione economicamente fattibili per poter andare avanti. Quali sono i motivi per cui un'azienda vitivinicola deve aderire, secondo la nostra opinione, ad un progetto di sostenibilità o anche a più progetti di sostenibilità? Soprattutto a questo punto direi un'azienda siciliana, anche perché penso che il territorio in questo caso è molto importante, che dà ancora tanta possibilità per svilupparsi. Cerchiamo ovviamente di essere attivi nell'aumento della produzione ambientale, e sappiamo che in Sicilia ha ancora certi punti. Ecco. Essendo un'azienda giovane, pensiamo di poter lavorare molto bene entro il nostro sistema e poi magari mostrare anche un esempio al nostro ambiente. Cerchiamo anche di essere efficaci per rispondere alle necessità espresse dal mercato e così anche ad incontrare un nuovo gruppo dei consumatori. Entro il nostro sistema ridurre gli inputs e outputs, e poi vediamo che il nostro sistema già di base è abbastanza complesso, per cui è ancora più importante di valutare bene questi fattori. Minimizzare il rischio ambientale, ovviamente essendo basati su una coltivazione agricola, sappiamo bene quali sono i fattori di cui si tratta, e già prima di me penso che sono stati menzionati, e ridurre i nostri propri costi, anche migliorare l'autoefficienza economica. Per capire un po' perché cerchiamo di andare avanti su questa strada, vorrei dare solo un'idea della struttura della nostra azienda. È un'azienda familiare, di gestione familiare, però con gli anni è cresciuto dal punto di vista viticolo in una maniera molto interessante, secondo me. È partito tutto dalla zona di Menfi, sul lato sud dell'isola sotto Palermo, dove poi sui terreni in gestione familiare coltivazioni che nel secolo scorso erano diverse, cioè agrumeti e verdure maggiormente, sono tornati, la famiglia aveva scelto di tornare alla tradizione viticola di prima. Poi con una partenza ormai stabilizzata negli anni 90 hanno potuto praticamente concentrarsi a condurre le ricerche viticole verso il lato sud-est dell'isola. Prima è stato acquistato un'azienda a Vittoria, nel cuore dell'unico diocesi dell'isola, del Cerasuolo di Vittoria, poi dopo, un anno dopo un terreno annoto che è il nido del Nero d'Aula, poi dopo 10 anni di ricerca e di energie consumate in questi due territori, un salto sull'Etna. E adesso invece cerchiamo di recuperare anche un vigneto storico a Capo Milazzo, nel Castiglione. Praticamente penso che questo è un fattore molto importante. In questi terreni abbiamo
vigneti ormai in produzione, 4 cantine e il quinto in costruzione quest'anno. Dal punto di vista enologico, questo ovviamente è uno dei fattori, tornando alla necessità anche di mantenere la qualità del prodotto, è un fattore molto importante di poter lavorare proprio vicino al vigneto. Le etichette si dividono tra le varie zone, invece una scelta che è già stato fatto abbastanza nei primi anni, che abbiamo capito che dal punto di vista ambientale è molto importante, abbiamo centralizzato l'imbottigliamento che viene invece servito in una sola cantina, così ovviamente riusciamo ad evitare uno dei fattori più pesanti della filiera la produzione del vino e il trasporto dei vetri e degli altri materiali di allergio. La famiglia praticamente da 17 generazioni si dedica all'agricoltura in Sicilia. La nuova generazione che è tornata ad occuparsi della produzione di alta qualità e piccole produzioni territoriali. Negli anni 80 sono stati svolti i primi impianti, invece sul mercato l'azienda è uscita nel 95 con la prima, 96 con le prime etichette di 95. Negli anni 2000, quando ho detto, l'attenzione si è spostata di cercare a svolgere un lavoro di qualità sugli autoctoni. Ancora è in corso questo lavoro, ma ormai accanto a questo nostro interesse di sempre di valorizzare praticamente un enorme valore viticolo dell'isola, dove abbiamo 42 autoctoni, di cui sul mercato per il momento ci sono solo 5-6. Accanto a questo ora si è trovato energia anche per voler riportare in produzione, come ho detto, un vigneto storico abbandonato a Capo Milazzo, dove era prodotto nell'epoca il Malertino, che era uno dei vini preferiti di Giulio Cesare, cioè c'è anche un fattore culturale entra. Ovviamente in questi anni era cresciuto anche la richiesta di dare una risposta alle tendenze verso la sostenibilità. Il primo passo realizzato dentro il nostro sistema era un programma, un marchio che viene chiamato Planeta Terra, che aveva praticamente accolto una serie di protocolli dei nostri comportamenti pensati dal punto di vista ambientale, di cui come primo avevo menzionato qua quello che avevo già detto sul Don Panertino, però anche era un passo molto importante il recupero di un terreno che era rischiato dalla cementificazione, che è stato impiantato con un divieto e poi aveva prodotto anche altri beni dal punto di vista della complessità del lavoro che possiamo dare ai nostri operai della squadra. Dal punto di vista di energie rinnovabili è stato realizzato un impianto che ormai produce 72.000 kW all'anno, con cui le necessità delle cantine che producono il maggior numero delle nostre bottiglie, stiamo parlando di una produzione totale di 2 milioni di bottiglie, di questo 1 milione viene prodotto e soprattutto tutti vengono imbottigliati in questa azienda, che invece viene coperto dei pannelli di servizio, dei pannelli fotovoltaici. Quindi tutte le aziende stiamo raccogliendo le materiali per essere riciclati poi. In questo numero ce l'abbiamo soprattutto ovviamente sulla raccolta della plastica e sulla raccolta della carta, che poi vengono ricomprati da noi per essere utilizzati per l'imballaggio, per tutti i materiali di marketing. E invece cerchiamo di seguire anche
una filosofia della bioarchitettura in cui la quarta cantina a Noto è stato già costruito, nascosto sottoterra per proteggere il paesaggio bellissimo di una vallata dove si trova questo vigneto del Nero d'Avola. Stiamo anche cercando di recuperare poco per volta in ogni azienda tutti gli edifici rurali. Secondo passo in cui ci siamo messi a lavorare l'anno scorso, abbiamo firmato un protocollo d'intesa, abbiamo cominciato a lavorare con il Ministero dell'Ambiente nei progetti pilota, in cui al momento ci sono 3 progetti attivi. Uno che cerca di dare un indice della sostenibilità dell'agricoltura per tutte le aziende, per tutte le zone, lavorando in tutte le zone più piccole dell'Italia. Secondo progetto attivo è il Carbon Footprint, il terzo è il Water Footprint. Ora non entro un'altra volta nei suoi elementi, comunque l'importante è che già quest'anno sono in corso i calcoli per poter presentare nel fine di questo anno un valore su etichette scelte da noi su certi elementi dell'azienda, che poi speriamo di poter portare avanti nel futuro. Invece quello che crea una specie di ombrello su tutti questi progetti è il programma Sustain, che è un programma di sostenibilità aziendale che cerca di accompagnare tutto la produzione, tutto il filiale, praticamente dalla scelta dei terreni e dei materiali che mettiamo fuori finché una bottiglia pronta non esce dall'azienda. Ovviamente gli elementi di prima, planeta Terra, water footprint, carbon footprint, saranno elementi molto molto utili di tutto questo programma. Questo programma è partito a base di un esempio che viene dalla California, che lo sappiamo bene, che loro sono molto avanti di questo punto di vista, praticamente come avevo detto l'altra volta, con l'85% delle aziende che sono già coinvolti in un programma. Il programma avrà un indicatore, ma non sarà un marchio per mettere sulla bottiglia, è più che altro una valutazione annuale in cui il risultato verrà espresso su questo fiore e il numero dei petali colorati è che dà praticamente un'idea a quanto è sviluppato da un anno all'altro l'azienda. In questo momento i partecipanti del programma, l'area scientifica ovviamente è il cuore del programma, è qua all'università, nel gruppo di lavoro del professore Cappi e della nostra, che ci aiutano tanto ad andare avanti. Collabora all'Università di Milano e l'Ager, che sono consulenti, che poi nei discorsi pratici ci danno una mano. E in questo secondo, dall'area tecnica, siamo 2 i partecipanti, Tasca d'America e Planeta. Qua una nota personale che devo dire è un mio esperienza molto bello di vedere questa collaborazione, vivere questa collaborazione tra le 2 aziende della Sicilia, è un valore aggiunto per me molto importante. Gli elementi a base di cui i comportamenti delle aziende vengono valutati ogni anno sono 10: risorse idriche, risorse suolo, aria, culturali, tecnologiche, energetiche, umane, economiche, naturali e territoriali. Vediamo che è una valutazione abbastanza ampia. In questi 10 argomenti ogni anno viene compilato un checklist che poi viene valutato dal lato scientifico e poi invece con il loro aiuto ci fermiamo ogni anno una volta a preparare
un action plan che poi sarà introdotto in lavori pratici nell'arco di quell'anno e poi si ferma per una nuova autovalutazione ogni anno. Nell'arco di questo anno le fasi sono quattro, la prima fase è il prepare to e questa compilazione del checklist, il secondo l'approfondimento del risultato, il terzo è pianificazione degli interventi che devono essere effettuati quell'anno e poi il quarto è il lavoro vero nell'arco dell'anno che deve essere poi seguito. Noi in questo momento, prima azienda che era aderito era Tasca, loro sono un anno più avanti. Noi in questo momento abbiamo finito il primo anno del programma, abbiamo sbattuto la testa contro i primi risultati e ora digerendoli cerchiamo di andare avanti a lavorare. Abbiamo già preparato ed è sarà disponibile sul sito del programma Sustain, sarà pubblicato ogni anno il report dei risultati. E invece questo è un estratto che avevo pensato di mettere, ovviamente senza entrare in dettagli, ma comunque nelle 10 risorse ci sono i valori medi su tutte le aziende che noi abbiamo, tutte le unità produttive. Si vede che ci sono alcuni elementi, per esempio in Sicilia una cosa molto importante è la risorsa aria, anche per il polvere, cioè cambia tantissimo ovviamente con le regioni, cosa sarà più grave, da noi c'è tanto da migliorare sulla qualità dell'aria, per esempio, del nostro ambiente. Poi ovviamente, come appena abbiamo ricordato con Sprezia, ci serve ovviamente un lavoro psicologico anche, perché abbiamo, per esempio, il nostro agronomo ha un'esperienza di 40 anni, giustamente a convincere lui di un utilizzo diverso dei trattori, un utilizzo diverso dei trattamenti, l'utilizzo dei calcoli, di presentare numeri. Questo è un lavoro, devo dire, abbastanza duro, però non so, speriamo di andare avanti bene. Magari un breve estratto dei passi con cui partiamo quest'anno, del lavoro da essere effettuato. Cerchiamo di incrementare la consapevolezza sui consumi idrici. Ovviamente questo poi va parallelo con la raccolta dei dati anche per il water footprint, ma poi cerchiamo anche di approfondire una consapevolezza sull'irrigazione, che era una, devo dire, finora era più valutato a base di un'osservazione visiva, ora abbiamo approfondito ricerche sui vari stati dei vigneti, che ovviamente nei 359 ettari di cui stiamo lavorando è un lavoro lungo e lento, però cerchiamo di rimanere entusiasti, cioè, raccogliere i dati per i calcoli, come avevo detto prima, generalmente implementare l'attività del monitoraggio, di nuovo cominciare ad utilizzare calcoli, mettere i numeri sulla tavola, perché con l'esperienza vivo degli agronomi giustamente si può gestire benissimo un sistema, però poi per affrontarsi all'impatto ambientale dobbiamo decidere ad un certo punto di mettere tutto su carta. Portiamo avanti varie prove di cover crop per aumentare anche il vigneraggio nei vigneti, i risultati saranno valutati poi verso la vendemmia anche vedendo campioni separati di queste uve dei vigneti che vengono delle coperture. Cominciare a ridurre l'uso di fertilizzanti minerali di nuovo applicando i calcoli, perché è un esempio molto semplice, la legna della potatura era sempre trinciato nel suolo, non abbiamo mai fatto dei calcoli
a vedere quanto possiamo togliere invece e cogliere un cliente, abbiamo messo, fatto questo passo quest'anno. Stiamo cercando di rendere sicuro tutti i locali in queste aziende, aggiustare la conservazione degli agrofarmaci. Poi speriamo di partecipare al programma Operation Pollinator, come so di questo poi dopo si parlerà ancora, per incrementare la biodiversità. Siamo molto contenti e fiduciosi anche in questo programma. Continuare la ristrutturazione dei fabbricati esistenti, che è un valore molto elevato. Non si può fare tutto il lavoro assieme, ma abbiamo trovato delle caserte del secolo scorso costruiti dai agricoltori, per esempio nella zona di Noto, dove in ogni casetta c'è nascosto anche un piccolo palmetto, che sono ovviamente un valore incredibile. E invece serviamo anche nella costruzione che è già in corso della cantina dell'Etna, i dettami della cultura ecosostenibile. Ringrazio la vostra attenzione, però non dicendo arrivederci, ma più che altro lanciando questo messaggio del Start Now. Noi andiamo avanti sulla strada e poi speriamo di presentare tra un paio di anni nuovi risultati. Domande? Una domanda, poi dopo vi faccio una proposta sostenibile io. Prego. Non ci sono domande, c'è la crisi policemica che sta raggiungendo un livello interessante. Come fate a raccogliere i dati in campo? Abbiamo convinto un giovane collega con tanta pazienza che adesso aveva creato, praticamente aveva cambiato un po' un quaderno di campagna, ha cominciato di raccogliere i dati su questo. Ovviamente dobbiamo modificare per poter seguire tutti gli stati dei vigneti, tutte le varietà, tutti i diversi suoli, cioè un lavoro abbastanza ampio. E lo fate su tutta l'azienda, su tutti i territori? Abbiamo pensato prima di alleggerire e partire su un'unità, ma poi abbiamo visto che poi al momento che noi trasportiamo i vini nell'altra azienda per imbottigliare, a quel punto dobbiamo seguire tutto, per cui abbiamo pensato di respirare profondo e partire con tutto. Cui... Altre domande? Oh. No, volevo sapere per le risorse idriche, se avete un programma di bilancio idrico per dare un'irrigazione corretta al vigneto risparmiando acqua. Abbiamo cominciato a lavorare quest'anno con un consulente francese che appunto è un maestro dei dettagli, devo dire. Lui adesso ci aveva fatto proprio un'analisi molto molto dettagliata di tutto. Abbiamo cercato di capire la capacità dei vari vigneti del mantenimento dell'acqua andando più in profondo, cioè non solo a vedere i primi 2 metri ma anche a capire la struttura del suolo sotto. Abbiamo cominciato a misurare molto bene uno, i nostri consumi, e due invece anche tramite analisi foliari con la camera a pressione. Abbiamo potuto seguire tutti i vigneti da novembre scorso, praticamente si è in corso la preparazione di questo lavoro. C'è un'altra domanda? Grazie. Come vi ponete di fronte al rapporto delle certificazioni biologiche? Nel senso, come le vedete? Allora, nel caso di un'azienda grande, a fare un cambio, a mettere una certificazione, io credo che è molto rischioso, anche perché abbiamo visto i casi del greenwashing, sembra molto difficile, soprattutto in un ambiente dove poi i vicini magari non,
possiamo fare, io credo che è più sincero e più come dire, credibile. Cerchiamo di raccogliere tutte le pratiche che possiamo utilizzare delle coltivazioni biologiche, mantenendo comunque davanti agli occhi lo scopo di tenere la qualità dei nostri prodotti, anche perché entra giustamente anche la responsabilità sociale, avendo praticamente 120 impiegati che sono tutti siciliani, a parte di alcuni due stranieri che stranamente hanno un accordo come anche a me. Ma comunque localmente è una realtà molto importante, per cui questo terzo E non possiamo mollare. Per cui noi cerchiamo di avere una certificazione, ma più che altro cerchiamo di migliorare noi stessi in un modo continuo. Partire con la sessione come vediamo. Presento, sono Fabio Berta, lavoro per Syngenta e quest'oggi sostituisco il dottor Romano Di Vivo, che purtroppo per impegni lavorativi non è riuscito a venire in Italia. Io in Syngenta mi occupo in particolar modo dell'attività di stewardship e di agricoltura sostenibile, e poi all'interno della presentazione vi darò qualche dettaglio ulteriore. Il mio compito di quest'oggi è portarvi l'ultimo caso studio della giornata, e si tratta di un progetto dal nome Operation Pollinator, quindi un progetto che, come dice il nome, è sugli impollinatori in generale, ma non solo, quindi che il titolo non vi traga in inganno. La presentazione è strutturata su 5 punti principalmente, quindi vedremo molto velocemente il contesto, e mi fa molto piacere che tutti i relatori, soprattutto della prima parte della giornata, ma anche della seconda parte, la dottoressa Patricia Pop prima ha introdotto l'Operation Pollinator, abbiano comunque colto molti aspetti che come Syngenta abbiamo cercato di tradurre in qualcosa di pratico, pragmatico e applicato. Vi farò vedere un brevissimo accenno su Syngenta e l'agricoltura responsabile, quindi vi spiegherò un po' meglio di cosa mi occupo. E poi passeremo alla parte di Operation Pollinator, ciò che è nato prima di Operation Pollinator, l'Operation Pollinator così come oggi, e velocemente delle conclusioni. Allora, questa parte la tralascerei, nel senso che l'abbiamo vista molto bene questa mattina. Quello che volevo soprattutto sottolinearvi è che la necessità di cui abbiamo bisogno per sfamare la popolazione crescente, utilizzando le risorse che oggi sono limitate, è ovviamente quella di produrre di più con meno risorse a nostra disposizione. Questo termine l'abbiamo già visto più volte questa mattina, quindi ringrazio i relatori che mi hanno preceduto. Quindi anche Syngenta crede fortemente in un'agricoltura intensiva e sostenibile, dove sicuramente l'accesso alle tecnologie, la formazione e l'accesso al mercato sono tre elementi chiave, perché questa, a quanto pare, parola intensiva che stride un po', associata a sostenibile, effettivamente sia praticabile e praticata. Il contesto in cui operiamo, questo è un bellissimo campo di frumento, ahimè è un campo di frumento dove di biodiversità, di gestione del territorio e degli ecosistemi non c'è assolutamente niente. È quello che negli ultimi 50 anni ha portato molto velocemente, come la bibliografia ormai emerge chiaramente, a un ampio degrado e declino del paesaggio, dell'ambiente, ma anche della biodiversità. Tanto è vero che anche con l'ultima politica agricola comune i governi hanno cercato di invertire un po' la rotta inserendo quelle che noi oggi conosciamo, anche la dottoressa Pampaluna questa mattina ce le ha spiegate, le misure agroambientali. Quello che noi vorremmo arrivare è questo, il concetto di biodiversità all'interno dell'ecosistema agricolo, dove in questa situazione non è che noi vogliamo produrre di meno in termini quantitativi e produrre di più in termini qualitativi, noi vogliamo comunque far sì che ci siano altre produzioni, però vogliamo far sì che il territorio venga gestito in modo diverso. Una gestione diversa del territorio implica ovviamente anche un cambiamento culturale, un approccio anche di tipo formativo, che vedevamo prima, molto importante per portare le conoscenze e le competenze agli agricoltori che oggi gestiscono appunto il territorio. Quindi quello che si vorrebbe promuovere è un po' la multifunzionalità di questi margini in borticampo,
Sottolineo bordo campo perché quello che noi cerchiamo di incentivare non è la sottrazione dei territori per incentivare bordi campo con essenze specifiche, ma è l'utilizzo di quei terreni poco produttivi o incolti che oggi vengono lasciati, tra virgolette, abbandonati e quindi portano anche a un degrado ambientale, che se gestiti in un certo modo possono garantire appunto una multifunzionalità del territorio. Per esempio, quello che siamo riusciti a monitorare è il fatto che il 70% della biodiversità in un'azienda agricola è presente quasi esclusivamente all'interno di queste bordure, piuttosto che queste bordure posizionate in luoghi strategici, su, per rompere i pendii piuttosto che nei fondi valle, ci aiutano a proteggere le acque, quindi funzionano anche da buffer zone, piuttosto che l'erosione dei suoli, piuttosto che la diminuzione della fertilità, per cui sono ancora una volta la dimostrazione del fatto che è possibile gestire il territorio e l'ambiente in maniera sostenibile e adeguata. E poi, oltre a questo, garantiscono anche, in termini di biodiversità in generale, un aumento, per esempio, dei pronghi, degli impollinatori, che altrimenti non saprebbero dove innanzitutto nutrirsi e sfamarsi, non saprebbero dove nidificare, perché anche questo è un problema importante, e ovviamente non saprebbero nemmeno dove riprodursi. Quindi degli ecosistemi all'interno dell'ecosistema agricolo più ampio che possano garantire anche la sopravvivenza di questi impollinatori, sicuramente possono far sì che l'agricoltura ne tragga un vantaggio anche in termini di produzione. Quello quindi a cui stiamo assistendo in questi anni, che la nuova PAC sta cercando di accelerare, è un po' questo percorso che vedete rappresentato da questa slide. Nel dopoguerra l'attenzione era soprattutto sulla gestione della patologia, quindi l'integrated pest management. Poi ci siamo piano piano avvicinati a una gestione della cultura, dove si prendeva in considerazione l'intera cultura, non il singolo aspetto, non la singola infestante. Oggi siamo in una zona intermedia tra la gestione della cultura e la gestione dell'azienda nella sua totalità, a mio avviso, e domani, soprattutto con la nuova PAC, arriveremo a dire che l'agricoltura e l'agricoltore dovranno gestire il territorio in cui operano. Tanto è vero che la nuova PAC non andrà più a incentivare, l'abbiamo visto anche questa mattina, la produzione in sé, quanto invece la creazione di un servizio che viene rivolto alla comunità in cui gli operatori agricoli lavorano. Quindi la gestione del territorio diventerà di fondamentale importanza soprattutto negli anni a venire. Questo ovviamente nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. Il ruolo di Syngenta in tutto questo? Beh, innanzitutto quello che cerchiamo di fare, come ben sapete, siamo una società che si occupa di agricoltura a 360 gradi, quindi dalle sementi agli agrofarmaci, agli insetti utili e a tutti quei servizi e attività a supporto dell'attività agricola. Non abbiamo altri settori, dal farmaceutico all'industria chimica, abbiamo solo agricoltura, quindi noi viviamo di agricoltura. Ogni anno investiamo circa $1 miliardo in ricerca e sviluppo, che è circa il 10% del nostro fatturato. Per cui noi crediamo fortemente nell'agricoltura e vogliamo far sì che l'agricoltura ovviamente continui ad esistere. Quindi quello che cerchiamo di fare è promuovere questo tipo di approccio integrato, mettere a disposizione ovviamente le nostre conoscenze e competenze, non chiuderle in uno scrigno e tenerle lì perché sono nostre, no, dobbiamo condividerle con le persone con le quali ogni giorno lavoriamo. E poi, da un certo punto di vista, concedetemelo, risvegliamo un po' anche la consapevolezza che l'agricoltore ha un ruolo importantissimo nella gestione del territorio, nella gestione del luogo in cui vive e lavora. Quindi, in particolar modo, come Syngenta cerchiamo di promuovere quello che noi definiamo agricoltura responsabile, rappresenta un po' la nostra responsabilità di impresa ed è fondamentalmente basata su tre pilastri. Un primo pilastro, come dicevo prima, è la product stewardship, quindi la gestione etica responsabile dell'agrofarmaco durante tutto il suo ciclo di vita. Un secondo pilastro ovviamente è la sostenibilità dell'agricoltura, quindi un'agricoltura produttiva e profittevole, rispettosa dell'ambiente, ma anche attenta alle esigenze dell'uomo e della società. E quindi le risorse fondamentali su cui andiamo a operare sono in primis l'acqua, il suolo, ma anche la biodiversità. E poi ovviamente abbiamo anche il pilastro della responsabilità sociale, dove quello che si cerca di fare è di favorire lo sviluppo delle comunità in cui ogni giorno lavoriamo e anche il benessere dei collaboratori che lavorano all'interno di Syngenta. Solo alcuni esempi: in Italia abbiamo più di 50 partner, quindi un importante network
di persone, di istituti, di università, di centri di eccellenza, di centri di ricerca che lavorano in partnership con noi. Un altro esempio, molto semplicemente, anche questa mattina mi è piaciuto un intervento nel quale si diceva di far crescere anche in termini proprio educativi la parte più giovane, cioè delle nostre comunità, quindi i nostri figli, che nelle scuole oggigiorno non conoscono più da dove arriva un uovo o il latte. L'ultima volta che sono stato in una scuola abbiamo chiesto: ma il latte che tu bevi al mattino, secondo te chi lo produce? Mi è stato risposto: supermercato dove mia mamma lo compra. Quindi effettivamente, soprattutto nei grandi centri abitati, oggi la consapevolezza dei nostri figli da dove arrivano i nostri prodotti è molto bassa. Quello che stiamo cercando di fare nel nostro piccolo, ovviamente concedeteci questo, è di cercare di far aumentare la cultura dell'agricoltura, quindi come si produce il cibo, a livello sia delle scuole elementari che anche medie, dove nelle principali città italiane dove operiamo. L'altra cosa molto importante che sottolineavamo anche prima è l'aspetto della formazione. Come Syngenta formiamo all'incirca 2.000-2.500 persone all'anno, anche questo è una goccia nell'oceano, lo sappiamo benissimo, su 1.600.000 agricoltori che ci sono in Italia, 2.000 non sono niente. Però come dico sempre io, o come si dice anche sempre dalle mie parti, io vengo da Milano, l'avrete capito da gente, è meglio fare qualcosa piuttosto che non fare niente. Quindi se tutti insieme, se tutti gli attori di questo mondo lavorassero in questa direzione, probabilmente 2.000 noi, 2.000 tutti gli altri, riusciremo a coprire tranquillamente tutti gli agricoltori, almeno nazionali, dove effettivamente il livello di conoscenze e di competenze per una certa parte è altamente migliorabile, soprattutto sull'uso, e sottolineo l'uso, del prodotto fitosanitario in sé. Oggi, anche grazie a un'indagine che abbiamo fatto qualche anno fa in collaborazione con Regione Emilia Romagna e l'Università di Piacenza, si sottolinea proprio la carenza di formazione a livello delle aziende agricole. Non si sa effettivamente come si possa utilizzare un prodotto in modo adeguato. Quello che stiamo cercando di fare come Syngenta insieme ai nostri partner è anche di portare questo tipo di formazione. Come Syngenta, su questo tipo di formazione abbiamo ottenuto una certificazione di processo. Senza troppo dilungarmi, entriamo in Operation Pollinator, il fulcro di questa mia presentazione. Allora, quello che volevo innanzitutto dire è l'obiettivo di questo Operation Pollinator. Allora, sicuramente è un'occasione per dimostrare che un'agricoltura produttiva e un ambiente vivo ricco in termini di biodiversità possono convivere. Cosa vuol dire questo? Quello che ho cercato di rappresentarvi prima graficamente, cioè quello che si vorrebbe fare è una sorta di bilanciamento tra quello che noi andiamo a produrre, quindi il profitto e la produzione del bene che poi si andrà a consumare, e il beneficio in termini di ambiente, di sostenibilità ambientale, sociale e ovviamente dall'altra parte abbiamo l'economica. Quindi quello che cerchiamo di fare è dimostrare che questo bilanciamento tra questi tre aspetti è possibile, e questo progetto nel tempo lo ha dimostrato. Molto velocemente la storia di questo progetto ci dice che nel primo quinquennio di sperimentazione siamo riusciti a dimostrare che con la gestione di questi bordi campo con essenze ricche in nettare e polline si riusciva ad incrementare molto significativamente la presenza di insetti utili all'interno dei campi. Per esempio in Inghilterra, dove il progetto è nato, siamo riusciti ad aumentare del 600% la presenza di bombi, siamo riusciti a ristabilizzare una specie che era in via di estinzione, il Bombus ruderatus. Siamo riusciti a dimostrare che anche in termini di farfalle c'è stato un incremento di 12 volte rispetto a un campo, rispetto a un bordo non gestito, e così via discorrendo. Questi primi risultati sono stati talmente soddisfacenti che come Syngenta abbiamo deciso innanzitutto di provare a sperimentare questo protocollo anche da altre parti. Quindi in Italia, per esempio, già nel 2006 abbiamo iniziato la sperimentazione, quindi siamo stati il secondo paese all'interno del quale Syngenta ha creduto e ha provato a dimostrare che questo, appunto, nostro obiettivo era fattibile. Anche in Italia, nel triennio 2006-2008, i risultati sono stati più che soddisfacenti, tanto è vero che nel 2009 si è deciso di trasformare il progetto in un progetto internazionale. Progetto internazionale di durata di 5 anni, 2009-2014, oggi è già presente in 13 paesi europei. In alcuni paesi, tra i quali l'Italia, si sta dimostrando la multifunzionalità di questo progetto. Per esempio, abbiamo dimostrato che con la gestione di alcune fasce in alcune zone strategiche dell'azienda è possibile ridurre l'erosione, è possibile ridurre anche la perdita di fertilità dei suoli.
siamo riusciti a dimostrare che, per esempio, su alcune colture, migliorando l'impollinazione, anche grazie all'impollinatore naturale, si possono aumentare le rese. In questo caso abbiamo ottenuto un 10% di produttività in più su colza, con un incremento dall'1 al 3% in quantità di olio estratto dalla colza, questo soprattutto in Germania e in Francia. Questo ci può dire che nel momento in cui questo tipo di progetti vengono gestiti in un certo modo e vanno nella direzione della sostenibilità, a prescindere dal finanziamento che ci può essere, se effettivamente c'è un ritorno tangibile da parte dell'agricoltore e l'agricoltore capisce questo ritorno tangibile, sarà il primo a volerlo implementarlo e a metterlo nella propria azienda. L'Operation Pollinator si è posto come obiettivo quello di coltivare circa 10.000 ettari entro il 2014 in tutta Europa. Devo dire che siamo a un buon punto, non mi chiedete il numero preciso in questo momento, ma siamo molto vicini alla metà dei 10.000 ettari su diverse colture. Molto velocemente alcuni risultati che vi ho espresso prima, quindi 600 volte il numero dei bordi dal margine gestito al margine non gestito, 75 volte il numero di farfalle, 3 volte in più il numero di rani e 40 volte in più il numero di uccelli. Ma voi a questo punto mi chiederete, sì, ma quanta superficie devo investire nella mia azienda agricola? Quello che abbiamo cercato di fare è misurare più o meno in termini percentuali quanto spazio sarebbe da destinare a questo tipo di pratiche affinché ci siano dei risultati soddisfacenti. Voi vedete in ascissa che c'è la percentuale di area non coltivata, in ordinate due misurazioni diverse, una la quantità di biomassa prodotta da queste specie e l'altra invece sono un indicatore molto semplice che abbiamo tenuto in considerazione su queste slide, che sono il numero di api selvatiche su 100 metri quadri. Vedete che ovviamente c'è una differenza molto marcata tra un margine gestito e un margine naturale e l'altra ovviamente certezza è che più aumentiamo la percentuale di margine non coltivato e più ovviamente aumenta sia la biomassa da un lato che il numero di api selvatiche su 100 metri quadri. Addirittura sui 100 metri quadri le api selvatiche passano su un 6% di area non coltivata da circa 400 a circa 1000, quindi abbiamo più che raddoppiato il numero di, in questo caso, api selvatiche. Quindi ancora una volta la dimostrazione del fatto che una gestione del territorio di un certo tipo ci può portare sicuramente dei benefici da tutti i punti di vista. Cosa si sta facendo in Italia? Quindi cercherò di dare adesso un po' di praticità, un po' di concretezza per farvi toccare con mano che questo progetto non è un progetto che deve stare sulla carta, è un progetto che deve essere messo in campo. Tanto è vero che l'azienda Planeta quest'anno appunto andrà in questo autunno a seminare parte dei propri bordi campo con Operation Pollinator. Innanzitutto quello che dicevamo prima, la prima caratteristica è che le zone dove vogliamo impiantare l'Operation Pollinator devono essere delle zone poco produttive. Sicuramente non andremo all'interno di un campo, nemmeno in zone altamente produttive, ma cercheremo sempre quelle tare di campo, il bordo di campo, le capezzane, dove effettivamente la produttività è bassa e ovviamente non va a incidere sull'economia aziendale. La dimensione minima che abbiamo evidenziato in questi anni, in 5 anni di sperimentazione italiana, è che per apportare dei benefici dobbiamo avere almeno 500 metri quadri di bordura con una larghezza minima di 2,5 metri e poi ovviamente sono da utilizzare un miscuglio di essenze che abbiamo opportunamente selezionato e che possono andare bene per l'Italia. Ne abbiamo selezionate 6, sono 6 leguminose più il colza, la colza. Queste 6 leguminose sono tutte delle colture, quindi che l'uomo sempre coltivato, non sono delle infestanti, che quindi riesce e può gestire senza problemi con le normali attrezzature che ha in azienda. Possono essere utilizzate ovviamente per il foraggio del bestiame, quindi da un certo punto di vista può anche raccogliere il prodotto e utilizzarlo all'interno della sua azienda. E poi permettono di avere una scalabilità nel tempo, tanto è vero che il colza in alcune zone d'Italia già a fine marzo, inizio aprile è in fioritura, le altre specie partendo un po' più avanti, proprio quando gli impollinatori poi non sono entomologi, quindi se c'è qualche entomologo, dico qualche castroneria che sia libero di intervenire, ci mancherebbe altro, però i nostri esperti ci raccontano che appunto quando gli impollinatori in marzo ricominciano la propria attività a pieno regime, si trovano queste bordure già in fioritura e quindi riescono tranquillamente a trovare degli spazi naturali dove potersi cibare, riprodursi e poi anche nidificare.
Questi sono i risultati italiani, ovviamente l'ecosistema italiano rispetto a quello inglese è abbastanza diverso, però devo dire che anche in Italia abbiamo avuto dei risultati positivi. In termini di impollinatori abbiamo avuto un incremento medio di 15 volte maggiore rispetto a un bordo non gestito, in termini di uccelli di 12 volte e in termini di specie di uccelli di 5 volte. Quindi anche il numero di specie che vanno a popolare un certo ecosistema può variare se questo ambiente viene gestito in modo diverso. Questo è l'Operation Pollinator in Italia, quindi vedete che non è un progetto su carta, ma è un progetto sul campo. Abbiamo già coinvolto 12 regioni, a breve ne coinvolgeremo altre 3, Basilicata, Veneto e Trentino. I risultati sono già avvenuti, soprattutto in Regione Umbria, dove non vedo la collega della Regione Lombardia, comunque in Regione Umbria il progetto è stato talmente apprezzato che si è deciso di inserirlo tra le misure agroambientali come azione, quindi nella misura 214, e oggi gli agricoltori umbri che seguono il protocollo Operation Pollinator possono accedere a finanziamenti del PSR con, devo dire, una cifra ragguardevole. Concludendo, spero di essere stato nei miei 15 minuti. Allora, abbiamo visto che la nostra sfida è ovviamente quella di produrre di più con meno risorse a nostra disposizione. Quest'oggi abbiamo sottolineato praticamente in tutte le relazioni l'importanza di un'agricoltura intensiva sostenibile, dove i benefici economici ovviamente devono essere presi in considerazione, non possiamo non produrre all'interno di un sistema economico. Gli aspetti sociali sono di altrettanta importanza, ma anche la salvaguardia e la gestione dell'ambiente rientrano tra i nostri obiettivi che dobbiamo assolutamente coprire. I margini multifunzionali rientrano, possono rientrare in questo tipo di agricoltura e soprattutto rientrano in un'ottica di sostenibilità, gestione del suolo, dell'acqua, della biodiversità, dell'ecosistema in genere, rappresentano appunto il pilastro ambiente sul quale si può agire. Il paesaggio, la gestione del paesaggio, la gestione del territorio rappresentano il pilastro sociale che possiamo andare a coprire, ma anche in termini di produzione, vi ho dato prima alcuni dati in termini di miglioramento delle produzioni, possono andare a agire su quegli aspetti economici che oggi sono fondamentali ovviamente per tutti e anche per gli agricoltori. Io con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Giro di domande? La prima fila arriviamo immediatamente. La selezione, diciamo, delle miscele disseminate nelle colture è fatta cercando di massimizzare, diciamo, poi la resa anche in termini di impollinazione, oppure basata sulle esperienze più comuni? Com'è che scegliete? Grazie. Allora, partiamo dall'inizio del progetto. Noi ci siamo posti di fronte a un bivio, cioè quello di dire: vado a selezionare le migliori specie che possono essere più adattate in quel determinato ambiente, che possono comunque dare il miglior beneficio in termini di attrattività degli impollinatori, oppure vado a cercare delle specie che più o meno si possono adattare in tutti gli ambienti. Ovviamente alcune cresceranno un po' meglio, altre magari non cresceranno assolutamente, tipo la sulla in questa zona non crescerà, ci sarà qualche piantina per intenderci. E quindi vado a cercare una miscuglio che più o meno si può adattare dappertutto e che più o meno può essere utile per gran parte degli impollinatori. La risposta che ci siamo dati è: scegliamo la seconda strada, per il semplice fatto che, essendo un progetto nuovo, avendo visto anche le esperienze di diverse università italiane che invece hanno preferito la prima strada, quello che Syngenta insieme ai suoi partner, questa cosa mi sono dimenticato di dirla, il progetto Operation Pollinator in Italia è stato supportato da 3 università e da un istituto agrario, per cui insieme abbiamo deciso, seguiamo la seconda strada, in modo tale che soprattutto in questi anni dove vogliamo promuovere e incentivare il progetto, possiamo tranquillamente andare con un protocollo, da un certo punto di vista semplificato, e avere il maggior urto sul mercato, non tanto mercato in termini di vendita, quanto mercato in termini di persone che possono prendere conoscenza e consapevolezza del progetto, sposarlo e applicarlo sul suo territorio. Perché lo vediamo perché la cosa abbia le potenzialità anche dal punto di vista di proprio di ridiffusione anche sul territorio, sfruttando, ottimizzando massimamente queste fasce, anche per la conservazione di specie floriste interessanti. In Inghilterra, che sono un po' pionieri, diciamo, di questi progetti così,
assegnano o comunque permettono, diciamo, proprio il recupero anche di specie ma in via di estinzione di piante, insomma, di erbacee, sia perenni, sia annuali. Quindi è promettente, no, insomma, sarebbe una cosa interessante. Però. Assolutamente, tanto è vero che con i partner scientifici in ogni sito abbiamo cercato comunque di affiancare al protocollo base, che è uguale per tutti, dei protocolli specifici che potessero andare in quella direzione. Quindi salvaguardia soprattutto della diversità floristica locale, quindi con incentivazione anche della raccolta, addirittura a Pisa, l'Università di Pisa ci ha seguito nel raccogliere i semi che provava, nel riprodurli e poi nel provare a coltivarli con determinate percentuali che potessero portare dei benefici. Sì, volevo permettermi di aggiungere, Fabio, che secondo me questo è un grande esempio di cui praticamente l'agricoltore sostenibile, parliamo di questa, una fase dell'agricoltura, l'agricoltore sostenibile coltiva il bene pubblico, coltiva il profumo. Ora è chiaro che bisogna avere come riscontro o un riconoscimento nel PSR come c'è stato in Umbria, comunque un riconoscimento come c'è stato all'estero, in cui questo marchio è stato riconosciuto dalla catena di distribuzione, è diventato praticamente un marchio per cui i prodotti venduti da Sensibile. Vi racconto questa storia che è carina, sono 30 secondi. In Inghilterra, 29. In Inghilterra, quando è partito il progetto, ovviamente come Sigmento lavoriamo sempre con diversi partner, sia pubblici che privati. In questo caso la partenza del progetto è iniziata con un centro di sperimentazione pubblico che ha dato, diciamo, il suo contributo iniziale. Dopodiché, nella fase più di diffusione, quando siamo stati tra il 2005 e il 2009, siamo riusciti a far inserire all'interno del progetto anche una grande catena di distribuzione, la quale ha sposato a pieno il progetto e il marchio, che non era Operation Puleto ma era Operation Bumblebee. Tanto è vero che con il loro supporto siamo riusciti in 5 anni a coltivare più di 1000 ettari con questo tipo di essenze, coinvolgere più di 550 agricoltori in tutta l'Inghilterra, e addirittura Sainsbury nella sua catena ha fatto dei posti dove metteva degli scaffali appositi con il marchio Operation Bumblebee, dove metteva marchio Operation Bumblebee e prodotto che è stato coltivato secondo i dettami del protocollo Fresh Bambolino. Quindi anche la grande catena di distribuzione ha sposato il progetto e l'ha incentivato e comunicato molto, diciamo, ardentemente sui media nazionali. Quindi anche questo, grazie Ettore per... Anche se non ho mai capito, se prima avete fatto un marchio con delle farfalle, le persone che sono allergiche, di questi cattivissimi insetti. Grazie di nuovo. Thank you.